Ehi, non ti muovere. No. Non ti muovere, è bello, è nero. È scuro. Vai. Probabile. Qua non si fermava, la frizione di lato continuava a scendere. Che è successo? Non so se avevo ricordato già. Per forza, perché così come stanno, pensi che la fusa. Si è storto qualche nero. Scusami Luca. Si è storto qualche nero. Si è storto qualcosa. È la leva del freno, la leva del cambio. Oh bello che passa a questo mezzo. Troppo alto! Di là il problema è che non si è subentrato a Saghez. Troppo, è riuscito a risolvere. Chi sul logo, pure qua ci voleva un mezzo avviso. Ma sto sentendo un calore. Un calore in tuo casco.
uscito? Che ti può servire? Sono qualcosa che... Ah, pinza, no? La pinza te. Se vuoi la pinza ce l'ho. Siamo sopra un po' caldo. Mamma mia, ma che caldo. Ora mi faccio un po' di chiedere. No, quasi va alla bascia, che bastardo. Ah, certo, non glielo più già. Ah, certo. Anche se chi sa che c'è? Ah no, questo è un muro. Aspetta, per trovare difficoltà, ma c'è un bagno. Cioè, tu capite chi sa che sono stato questi qua? Sicuro, ma chi è il giorno di un po'? Poi, voce di chiedere. No, c'ho il coso, quello. Oh, mamma mia, che bello, aria. Pure stare l'aria condizionata. Qui pensiamo di usare il taxi per soldo tu. Immagina che temperatura. Io ho cronno di questo, come si è detto. Non ci pensa proprio. Ottima domanda. Aspetta me. Il problema è che, come hai detto prima, la stanchezza arriva tutta assieme, di colpo. Mamma mia, pure a me prima, quando si sta di colpo. Mi ero fatto male allora, vedi? Mi ero spellato. Si è leggermente spellato? Si è spellato, si è tagliato un po'. È quasi un taglietto. Sul paramano. E ho tolto pure la mano, Rocco, non esagerà. Alzi le foto, che ancora vicino. Ancora a poca. Ciao di sti buono, era meglio per. No, penso che vada bene, non vuoi. Poco Rocco, giusto perché si vede nata a botte la sbatte direttamente. Oh boh. Vai di là vicino, no? La mattina? Sì, sì. Pure Ale, il mo si è spostato perché essendo calda. Subito si vede. Oronzina senza rende cuffie. Ah, ci devo fare proprio pausa? A caso non ti scordare che arrivato a Bash ci sta una curva a 360 pericolosa. Ah. Ti ricordi che di sotto c'era il vuoto? No. Ci sta arrivato a un certo punto che la facemmo a piedi, cioè scendendo dalla moto perché era troppo. Stava quel muro di cemento là. E io là vedo qualche muro, perciò penso che non siamo tanto distanti da quel punto. Sì, tra poco ci arriviamo, secondo me.
Perciò, cioè, perché finisce improvvisamente il vuoto sotto è bello grande. Stiamo di distensione a fare capricci. Un mio stomaco. Che si muove fa? Azza, mi ha fatto un passaggio che mi ha incrociato passaggi vecchi. Cioè, scendendo, abbiamo fatto un giro che ci siamo incrociati. Ma di quello quale vecchio? Cioè no, di questo, cioè già mentre facevamo una traccia abbiamo fatto un giro e abbiamo ritagliato quella traccia. E penso che non è alto come la mia, però potrei passare un attimo con la mia. Poi quando stai stanco per risalire. Siamo? Se no mi dovrò botte sempre. Guarda quello che fa con quella motocicletta. Ma c'è una miseria. Chi lo può fare se no? Era questo il punto, eh? Era questo il punto che dicevi? Non ho capito. Era questo il punto che dicevi? Eh sì. Me lo ricordavo. Mannaggia che la miseria è stata la camera oggi. Sta puntualmente rompendo le palle. Ho già avuto la fascia sta motocicletta. Che fa? Fare in culo. Arrivato a un certo punto si fa di un pesante, ma di un pesante che non se ne ha un'idea.
E io perciò non volevo fare bere la birra a te. Andiamo a fare innanzi di là. Che bello, aspetta. Chi sei Roberto? Come si vuoi spostare poco, c'è un altro, non mi potevi spostare io. Vai, spostare un po', ma se no Luca va malamente. Ok. Staccala, staccala, vieni. Vai che hai fatto la stessa cosa di Rocco. Che cosa si è strafautato? Ma che dai portato? Non c'è la casa, no? Ti sto dicendo che mi hai impigliato in cena, uomo. Che sarò? Buono, tanto mi andrà la roba. Faccio il mangiare tra l'altro. Però sta arrivando, eh.
mamma allora. Caduto? Tutto a posto? Non ci sta poco aderenza, hai visto? Sì, scivo. No, ma se non fai come hai detto tu, quindi col finzi dietro. Tutte e due. I freni li puoi usare poco e niente, davanti non ci pensavo proprio, che le posteriori erano poche, almeno in fase di inserimento.